C'è il Latina che è coinvolto nella lotta per non retrocedere proprio con il Modena. Io penso che io ragazzi li ho spremuto fino all'osso, no? In senso a livello emotivo, a livello fisico, sono tutti andati molto oltre le proprie possibilità, no? Per cui secondo me si arriva un allenatore, li spinge di nuovo, cioè controeffetto. Sono convinto che loro decidano cosa giusta. Beh, festeggiamo bene a modo, però onoriamo le altre tre partite di campionato. No, devi chiedere ai miei giocatori. Beh, vabbè, allora sapremo a chi rivolgersi eventualmente, se vi vedremo troppo remissivi nelle prossime partite. Questa sera... Scusami, il tuo atteggiamento è completamente sbagliato. Mi dispiace assumere questo atteggiamento in questo momento. Sì, per essere cattivo sono cazzi vostri, per cui avete molto poco rispetto verso me e verso la mia squadra. È una settimana avvelenata quella che precede il match tra Crotone e Latina, avvelenata da quanto è successo nel post partita di Modena con le dichiarazioni rilasciate da Ivan Juric ad un collega di una TV modenese insistente sull'impegno che il Crotone dovrà mettere nelle ultime tre partite che mancano alla fine del campionato, a cominciare da quella di sabato, visto che il Latina è concorrente diretto del Modena nella corsa per la salvezza. Addirittura il presidente della Lega di B, Andrea Bodi, ha affermato che bisogna vigilare su questa partita. Invitiamo il dottor Bodi a vigilare anche sulle partite del Cagliari, che a Bari potrebbe avere il punto per essere promosso, e poi nelle ultime due gare dovrà affrontare Salernitana e Provercelli, impegnate nella lotta salvezza. Ma non bisogna tralasciare che la Salernitana, all'ultima giornata, riceverà il retrocesso Como. Ma quella da controllare maggiormente, caro presidente Bodi, è il Perugia, che ormai fuori dai giochi nelle ultime tre giornate sarà arbitro della salvezza, dovendo affrontare Livorno, Provercelli e Vicenza. Insomma, la caccia alle streghe è iniziata, ma sembra solo verso il Crotone. Caro presidente Bodi, le ricordiamo che Crotone è il posto sbagliato dove fare la caccia alle streghe. È come andare a caccia in casa del cacciatore.